Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Musica della Vita. Oggi ho deciso di farvi vedere un full day of eating, ho chiesto a mia sorella quindi di aiutarmi a filmare. Come sapete di solito inizio sempre col digiuno intermittente, ovvero quando mi sveglio salto la colazione e faccio il primo passo 3, 4, 5 ore dopo che mi alzo. Questo mi permette di conservare più calorie. In questo momento però, dato che sto facendo un lean bulk e devo consumare più calorie, mi sono svegliato stamattina e avevo un po' di fame, quindi ho deciso di fare colazione e ho deciso di farmi, ecco qua, la colazione della giornata. Una pesca e uno yogurt con il doppio di proteine, uno yogurt alla fragola col doppio di proteine. Allora, di solito non consiglierei mai di mangiare degli yogurt appunto alla fragola o comunque alla frutta, perché contengono veramente un sacco di zuccheri e pochissime proteine. In questo caso però, come vedete, è uno yogurt speciale, doppio di proteine. Su questo vasetto ci sono 10 grammi di proteine e 10 grammi di carboidrati, che è ottimo per mangiare soprattutto prima della palestra, perché ora andremo in palestra. Consumare proteine e carboidrati prima della palestra, magari una mezz'oretta prima della palestra, potrebbe aiutare bene con la performance. Ecco qua la colazione del giorno, il nostro pasto pre-workout, una pesca buonissima, queste sono le nettarine dure, mi piacciono un sacco. Mi berrò questo litro e mezzo di acqua perché è stato provato dalla ricerca scientifica che se sei disidratato potresti rischiare veramente di andare male in palestra, quindi prima della palestra un litro e mezzo di acqua. E qui lo yogurt che vi ho detto, quindi di solito non consiglio yogurt con la frutta, consiglio sempre yogurt Faghe Total 0%, quindi lo yogurt greco, che è il migliore, ha un alto tasso di proteine e un basso tasso di carboidrati e grassi, però in questo caso questo è uno yogurt un po' speciale. Per traccare calorie, qua vedete il barcode, praticamente nell'applicazione scannerizzerei qua il codice a barre, mi dovrebbe uscire questo prodotto. Inserisco semplicemente una pesca, se volessi fare tutto perfetto peserei la pesca per poi inserire in grammi, così mi apparirebbero le calorie che vedete sullo schermo. Sì, dunque, io mi sono appena preso questa Monster che ha 150 mg di caffeina al giorno. La dose massima dovrebbe essere 400 mg, quindi non dovremmo sorpassare i 400 mg di caffeina, però la ricerca ha dimostrato che consumare 150, 200, 300 grammi di caffeina prima del workout potrebbe veramente aumentare la nostra performance in palestra. Per questo motivo io bevo un po' di caffeina e la prendo 30 minuti prima del workout, così che una volta che arrivo in palestra vado a bomba. Mi sono dimenticato di dirvi, ma la Monster White è praticamente zero calorie, ha solamente 10 calorie per tutta questa can, però ovviamente da consumare in modo responsabile, quindi magari non ogni giorno. Io più o meno faccio un allenamento sì, provo a fare almeno un allenamento sì utilizzando caffeina e uno no. Si è arrivati in palestra, mi sono cambiato maglietta che non voglio sudare con quella che poi esco. Comunque oggi sarà un workout soprattutto upper body con focus sul petto e le braccia, perché lo sapete è il mio punto debole, è il punto che voglio veramente portare avanti in questo lean bulk, dato che mi sto allenando a giorni alterni per tutto agosto, praticamente perché sto in vacanza, quindi non voglio andare in palestra ogni giorno ma mi alleno a giorni alterni. Faccio di solito un full body workout, però oggi ho deciso di fare un upper body con focus sul petto e sulle braccia, che sono i miei punti deboli. In questo modo colpisco con 3 volte di frequenza a settimana il petto e le braccia, che sono i miei punti deboli, proprio secondo la ricerca scientifica. Iniziamo. Grazie.
shout out a questa grandissima palestra, due tritti via Augusta, che mi fanno sempre allenare, a volte non mi fanno nemmeno pagare l'entrata, di solito è 8 euro, loro mi lasciano entrare, filmare, non fanno storie ragazzi. State a Barcellona, due tritti via Augusta, raccomandata. Qua quindi passo post workout, già lo sapevate, sono sicuro. Mi sono preso ovviamente una sideball dal fit bar di Barcelloneta e ovviamente vi puoi farvi vedere, ci sta mezza banana, un'altra mezza banana dentro la sideball e un po' di granola e ci ho messo su un po' di miele. Quindi qui avevo fatto il calcolo di calorie nel video che metto qua in alto, che potete andare a vedere, che è come conto le calorie macronutrienti appunto in questo cibo sfuso, come le stimo, e più o meno abbiamo detto che queste saranno 600 più o meno calorie. E se volete capire esattamente come faccio a contare le calorie e i macronutrienti nei cibi sfusi così oppure quando mangi fuori al ristorante, vi consiglio di vedere il video che è linko sopra. Io mi godo questa buonissima granola, mamma mia, me lo godo, andiamo in spiaggia. Ragazzi, siamo appena tornati a casa dalla spiaggia. In spiaggia mi sono mangiato una baguette, 150 grammi di baguette, 90 grammi di fette di tacchino confezionate, quindi metto i macronutrienti. In questo momento sullo schermo non ve l'ho fatto vedere perché stavo in spiaggia, c'era gente, la sabbia, ho paura di tirare fuori la telecamera. Siamo tornati a casa, sto preparando la cena, ho un sacco di proteine ancora da colpire, tante proteine, abbastanza tanti grassi e direi un po' di carboidrati. Stiamo cucinando qui, vi faccio vedere subito, questo sarà il bulk della mia cena. Fettine di carne in padella, semplicemente con un po' di sale, niente olio, e poi qui ho anche, mi sono mangiato già 100 grammi di questi bastoncini integrali, 75 grammi di pomodori e 100 grammi di hummus. Vedete che è già manzucchiato perché non lo stavo mangiando, ovviamente una Coca-Cola light e mi sto bevendo un altro litro e mezzo di acqua. Finiamo qua di cucinare e vi faccio vedere come esce la cena buonissima. Ecco qua la carne, stai facendo bene. E ragazzi, quindi ecco qua, se vedete il bulk della cena qua, 150 grammi di carne rossa, un po' di pomodorini qua, 75 grammi, 100 grammi di questi bastoncini integrali, sarebbero dei tipo dei grissini, e qua 100 grammi di hummus, ce n'è di meno, l'ho già mangiato tutto. Comunque, questo sarà il bulk della mia cena. Per calcolare calorie e macronutrienti, quello che faccio praticamente è, quando compro i pacchetti, le confezioni, ad esempio dell'hummus, guardo qui dietro, provo a guardare i macronutrienti e le calorie che ci sono, guardo il peso, se non ho una bilancia per pesare la quantità, semplicemente faccio, questi sono 200 grammi di hummus, io ne ho mangiata metà scatoletta, quindi sono 100 grammi di hummus, vado a vedere qui le calorie per 100 grammi di hummus. Faccio praticamente la stessa cosa anche per la carne, i pomodorini, i grissini, tutto quello che compro confezionato lo faccio in questo modo. Invece cibi sfusi su MyFitnessPal o sull'applicazione ricerco, ad esempio, se non avessi la confezione metti di pomodorini non ci fossero le calorie, ricercherei Plum Tomatoes nell'applicazione, metterei il peso, selezionerei Plum Tomatoes e mi verrebbero calorie e macronutrienti. Quindi calorie e macronutrienti per questo pasto li metto in questo momento sullo schermo. Mia sorella mi ha già detto che non ci sono abbastanza verdure, quindi mi dispiace per tutti voi che volete vedere le verdure. Penso che avrò ancora dei macronutrienti da colpire dato che sono in un lean bulk, quindi sto consumando 200-300 calorie oltre il mio fabbisogno giornaliero per mettere su un po' di massa muscolare. Detto questo, io mi godo questo piatto, come avete visto non c'è olio, quindi non ho voluto aggiungere grassi perché hummus ha già abbastanza grassi, e forse dopo, perché no, se abbiamo ancora qualche grasso ci mangiamo un gelatino. Ho spazio ancora per qualcosina, già lo sapevate, è arrivata l'ora del gelatino, un maxi bon, oh yeah! Quindi dopo quella cena che avete visto mi farò questo gelatino maxi bon. Adesso magari alcuni di voi si imparicheranno e diranno oh, ma come, ma diventi grasso se mangi il gelato? Perché ovviamente pensi, associ il cibo, perché ovviamente potremmo associare il tipo di cibo al fatto che ingrassiamo. Invece il fatto che ingrassiamo è semplicemente dovuto alla quantità di cibo elevata che stiamo consumando per un periodo elevato di tempo. Quindi ad esempio io posso mangiare questo gelato avrà dei macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine che io posso includere nel mio regime di dieta giornaliero senza dover sforare i miei macronutrienti. Quindi ad esempio invece di mettere l'olio sulla carne, infatti avete visto mangiare l'olio senza carne, mi permette di mangiare l'hummus che ha del grasso appunto a fianco alla carne e poi di farmi questo buonissimo gelatino, un maxi bon. Me lo mangio. Buonissimo. Per questo seguo la dieta flessibile e Fit Fix Your Macros. Ogni tipo di cibo ha dei macronutrienti. Potete inserire qualsiasi tipo di cibo nella vostra dieta senza dover sgarrare. Questo secondo me è il modo migliore e ha fatto veramente, mi ha cambiato la vita in termini di tranquillità quando mangio e anche in termini che non sgarro quasi più.
perché non appena mi viene voglia di gelato, bam, compro il gelato, evito di mettere l'olio sulla carne e mi posso permettere i grassi del gelato. Eccoci qua la mattina seguente che mi sto mangiando a colazione un po' di melone e il mio solito yogurt. Spero vi sia piaciuto il video di ieri, che avete visto tutto quello che ho mangiato quando sono in un lean bulk. Ieri sera alla fine sono andato con un amico, mi sono preso una birra d'alcol a 7 calorie per grammo e io lo conto verso i miei carboidrati, quindi includendo la birra di ieri, calorie e macronutrienti totali della giornata di ieri metto sullo schermo in questo momento. Queste sono le calorie che seguirò per un paio di settimane, dato che voglio entrare abbastanza piano in questo lean bulk. Col passare delle settimane dovrò aumentare un pochino le calorie per essere sicuro di prendere più o meno un chilo al mese. Per quale motivo un chilo al mese? Un chilo di peso corporeo al mese? Perché questo è più o meno il tasso massimo di crescita muscolare se sei un natural. Quindi se tu ingrassi più di un chilo al mese, tutto quello che prenderai sarà acqua, glicogeno, ma soprattutto grasso. Quindi io consiglio sempre di limitare a un chilo la presa di massa. Detto questo, concluderò qua il video. Se ti è piaciuto, mi raccomando, buttaci un like. Se non ti sei ancora iscritto, cosa aspetti? Iscriviti. Lasciami un commento se vuoi vedere un altro full day of eating o magari hai qualsiasi domanda al riguardo. Detto questo, ti ringrazio per il supporto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.